Ed eccoci qua con la vicenda del mostro di Firenze e questo libro che ho davanti, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il nostro Paolo Cocchi oggi qui con noi ha scritto insieme a Francesco Cappelletti e a Michele Bruno, prefazione di Roberta Bruzzone. Praticamente, Paolo, possiamo dire che nel libro hai raccolto tutti gli elementi che avevi studiato, indagato sin dall'inizio. Perché da 20 anni segui questa vicenda intanto? Una delle vicende, se non l'unica vicenda italiana che ha un interesse da parte di tanti criminologi, ha avuto tantissime trasmissioni televisive. Certo, ma perché ti colpì? Perché sin dall'inizio per Pacciani, l'hai seguita? Avevi già in mente l'idea che sarebbe ancora stato un lavoro prima. Ancora prima, già io ero adolescente, quindi avvenivano questi delitti, venivo in vacanza qui in queste zone. È una vittimologia molto particolare, non la ritroviamo nel mondo, gli omicidi delle coppie in auto. Gli omicidi delle coppie, il fatto che tutta questa vicenda è, come dire, diluita, perdonami il termine, per 17 anni e poco più, quasi 20 anni insomma. Quindi ha generato altri mostri, il mostro. Ecco. Ha generato altri mostri giuridicamente. Emulatori, qualcuno che no, sì. No, emulatori no, però ha comunque mostri giuridici, diceva mostri proprio. Giuridici, ecco, sì. Quindi è una storia unica al mondo anche per questa caratteristica qui, oltre a essere unica da un punto di vista criminologico, appunto per la vittimologia, che non ritroviamo, troviamo Zodiac in America, ma comunque non era solo per le coppiette. Questo è un caso assolutamente unico. E poi è un serial killer, fondamentalmente. Il primo serial killer che entra nelle case degli italiani. Primo con serial la televisione, killer, con i media. Esatto, questo è il punto. Sì. E il primo... Primo caso mediatico. I primi due processi, nel senso di ovviamente quello Pacciani e quello dei compagni di merende, e poi mandanti, ecco, seguiti dai media in maniera specialmente puntuale. Quello di Pacciani. Poi sono stati... diciamo centellinate un po' le immagini e i processi successivi, io l'ho recuperati attraverso Radio Radicale, ma tanti punti che io poi ho pubblicato e che poi sentiamo, ci hai fatto dono di due pezzetti inediti, diciamo inediti, e che andavano a favorire, diciamo, poi i condannati, sono stati cassati da trasmissioni tipo Un giorno in pretura o trasmissione di questo, ecco, Un giorno in pretura, ce lo ricordiamo bene, che mandava dei pezzi ovviamente quindi è stato tagliati. Un po' un taglio e cuci, ecco. Allora partiamo proprio, dunque, gli 8 delitti sommariamente li ho raccontati. Vuoi aggiungere qualcosa che non ho detto riguardo a tutte queste vicende? Beh, io mi concentrerei sul primo perché Il delitto del 1968, quello sardo, diciamo, no? Perché insomma questa coppia poi dopo questo duplice omicidio venne ripreso poi negli anni successivi, abbiamo detto, aprendo la pista sarda. Sì, sardo per denominazione, perché non sappiamo in effetti chi l'ha compiuto, nel senso che abbiamo un colpevole, il marito di lei che era oligofrenico, quindi non era assolutamente colpevole, e lì possiamo dirlo tranquillamente, ci fu un errore giudiziario. Quindi unico autore, non in concorso con perché altri. Perché anche lui disse che c'era, poi ritrattò, era una persona non attendibile, come tanti altri che avremo nel percorso. Solamente testimoni giudiziari di questo tipo, noi ritroveremo anche dopo. Personaggi che borderline. Anche Puccio, oligofrenico, Lotti. Assolutamente. Ecco. Quindi allora partirei dal primo che... È il primo del mostro? Sicuramente. Sicuramente sì, e si parla di pista sarda, ma in realtà quello che volevo sottolineare è che non è detto che debba definirsi così, nel senso che noi abbiamo una prima coppia uccisa nel 68 e non sappiamo in realtà quante frequentazioni avesse questa donna, perché ne aveva tantissime. Tantissime. Ecco, noi le indagini di Rotella, giudice istruttore dell'epoca, si concentrarono sui fratelli Vinci, uno dei quali, Salvatore, non fu verificato al 100%, anche se poi venne prosciolto. Però non sappiamo tutto il giro di questa donna. Salvatore abitava addirittura con loro, con lei. Col beneplacito di Mele, del marito. Esatto.
quindi ha abitato presso la loro abitazione. Ricordatevelo questo nome, Salvatore Vinci, uno degli amanti, forse il più importante, il più geloso anche a quanto sembra. No, geloso era Francesco, lui era... Era il fratello, sì, l'altro Vinci. Sì. Ecco, tutti amanti della peregina, ovvero appunto una delle due vittime del 68, Barbara Locci. È importante capire, anche se poi l'indagine fu fatta 14 anni dopo da Rotella, purtroppo troppo tardi, sarebbe interessante sapere il giro di questa persona e le frequentazioni di questa persona, perché di sicuro erano più di quelle che sappiamo noi. Tra poco torniamo su Vinci Salvatore, perché insomma accenniamolo, lo hai rintracciato. Sì, è vivo. Ecco, quindi tra poco, e questa è una figura che sarebbe molto importante andare a conoscere meglio anche su eventuali riaperture. Sì, no, che sorprendentemente per 30 anni è stato ignorato da sia dai giornalisti. Chiediamolo a chi ci ascolta, perché l'importanza di questa sarda, perché questa pistola è rimasta lì, cioè da lì si sono perse le tracce di questo. Allora, la pistola di questa innanzitutto non è mai stata trovata. Mai stata trovata. Quindi al di là del... Qualche mese fa si disse che era stata rinvenuta su un corso e fiume. Niente. Nulla di serio. Niente. E la pistola non è mai stata rinvenuta. E è importante risalire al 68 proprio per questo motivo qui. Siccome l'arma era quella. L'arma, i bossoli. Tutto era uguale. Assolutamente. E per quello sì. che c'è legame, per chi non avesse ancora capito, perché a volte parliamo e ci dimentichiamo dei passaggi importanti. Però, è l'arma che lega il 68 a tutti gli altri omicidi. Questa pistola mai più ritrovata. Salvatore Vinci era un convivente addirittura della Locci, quindi un convivente insieme a Stefano Mele. Certo, per un determinato periodo ha vissuto. Sì, sì. Con loro, quindi non è stato mai più sentito. Dall'89 va via dall'Italia, subisce un processo per l'omicidio della moglie, viene prosciolto dal giudice istruttore Rotella per sulla famosa pista sarda, però dopo, almeno che io sappia, non viene più neanche al processo Pacciani viene sentito, ecco. Secondo me sarebbe stato interessante sentire anche questa persona. Però Francesco Vinci era stato, diciamo, accusato, e nel periodo in cui era, diciamo, indagato, eccetera, eccetera. Salvatore è stato accusato, non un'accusa formale, comunque è stato indagato. Mi pare dal delitto 84, quindi gli trovarono in una perquisizione uno straccio che non si capiva poi bene se era sangue o non era sangue, e le analisi fatte fare nel 98 da Giuttari non portarono a un risultato, perché era ancora la genetica non era ancora così avanti. Adesso forse potrebbe, se è stato conservato, potrebbe dire qualcosa. Insomma, la figura di Salvatore Vinci avrebbe molto da raccontare sicuramente sul fronte del primo e degli altri delitti, molto probabilmente. Quantomeno a livello testimoniale. Come entra e come esce Pietro Pacciani? Che è la figura poi centrale. Perché alla fine mostro. Poi lo sai, no? Quando si parla di mostro viene in mente subito lui. In realtà, la sua faccia. La stortura è proprio questa. La stortura è proprio questa, no? Stortura, cioè, mediatica. Nessuno vuole assolverlo da tutta la sequela di cose orribili che ha fatto. È proprio stato stabilito anche, sì, voglio dire, anche da altri processi che sono passati in giudicato, da tutti gli anni che ha scontato in carcere, persona sicuramente più che controversa e discutibile, più ombre che luci, è stato stupratore delle figlie. Poi ci sono effettivamente alcuni punti che hanno fatto riflettere, che hanno portato a lui, insomma non è stato un caso proprio del tutto, insomma. Assolutamente no, Perugini fece una buona indagine, però prove non ne uscirono. Pacciani infatti morì assolto, perché l'annullamento che fece la Cassazione della sentenza d'appello, allora ricordiamo, primo grado 14 ergastoli, secondo grado. In appello assolto. Cosa succede? Che la Cassazione cassata per un vizio di forma, perché non erano state registrate a dovere
quelle che erano le testimonianze all'interno del processo d'appello. La sera prima dell'assoluzione di Pacciani viene arrestato Mario Vanni, il compagno di amico di Pietro Pacciani. E qui mi fermerei un istante. Sì. Mario Vanni, il postino di San Casciano. Qui mi fermerei un istante perché qui va detto che c'è, a mio avviso, mi prendo la responsabilità di quello che dico, un po' di forzatura in questa vicenda, in questo punto qui. Quando si vede che crolla il castello Pacciani, ecco che dalla procura entra con forza l'ipotesi compagni di merende. Sì, perché questi signori Lotti, Vanni, erano già stati sentiti, Nesi... Testimoni del processo Pacciani. Ancora prima, guarda, proprio in fase di indagine. L'ispettore Lamperi della SAM insieme a Venturini già interrogarono questi personaggi. Quindi parliamo dell'89, 90, 91. La SAM è la squadra antimostro. Squadra antimostro di Perugini. Esattamente. Su stampo americano, diciamo, Perugini fa nascere questa squadra. Questo nucleo anche speciale qui da noi in Italia, col mostro di Firenze. E poi i processi successivi hanno rivelato, hanno evidenziato che prove, tranne quella testimoniale di Lotti e Pucci, che se vuoi poi sentiremo. Sentiamola adesso, una delle due. Dimmi tu quale, Lotti o Pucci, per iniziare. Non ne hanno trovate. Direi di iniziare con Lotti, che è reo confesso, tra l'altro, dell'omicidio dei due tedeschi, se non sbaglio. Sì. Però vedremo come... No, ma sentiamo Paolo anche come. Ora purtroppo non possiamo sentirla tutta, perché volevo, prima di andare in processo, sentire anche Pucci. Per quindi far capire sentiamo la personalità. Questa è inedita, ce l'ha portata inedita. Cocchi. Sentiamo Lotti, tutti morti, ricordiamo, certo, di recente Pucci, il più Pucci di recente, poche settimane fa. Ma sentiamo adesso Lotti durante questa circostanza, almeno un secondo, questa... Il processo a Vanni. Vanni, sentiamolo. E mi mette questo a mano, io non sapevo nemmeno cosa farlo, non è un prato delle pistole. Insomma, mi dice di usare, però impaurito mero, non mi riesce a dire di cosa, di partire ora. Di partire colpi, di sparare? Sì. Se partivo a che colpo, due, questo la paura avevo, una tenere appena a mano. Ma il Pacciani era accanto a lei mentre sparava? Sì, poi dopo un po' io me l'ha preso in mano perché vede, non facevo nulla di osso, la cosa. E lui girò di là. E io mi ce la sparare di là. Rigirò di là, lei deve spiegarsi un po' meglio. Dalla parte del volante. Dalla parte del volante, invece voi eravate dalla parte del passeggero. Dalla parte in cui si veniva dalla strada, in giù, così. Ho capito. Però il vetro, sui davanti, sulla parte in cui c'è il volano, c'era metà vetro, era opaco, metà. Sicché io ho visto una uscina dentro, però ho visto bene le persone, due dentro, non ho visto bene. Sta parlando dell'omicidio del 9 settembre 83, Horst Wilhelmmeyer e Jens Uwe Rusch ai Giogoli. Fantastico. In cui dice, appunto, c'ero anch'io, mi hanno messo la pistola in mano, mi hanno fatto sparare. Sì, qui dice però, attenzione, qui dice che i ragazzi tedeschi erano davanti, posto di guida. Poi il giorno dopo torna in aula e dice no, mi correggo, evidentemente qualcuno gli ha fatto notare che era necessario questo passaggio di correzione. Dicevano, stavano dietro, se noi poi adesso non abbiamo ascoltato tutto. Quindi questa è un'incongruenza, poi nel libro ne raccontiamo tante su Scopeti, il giorno non era la sera questo della... Poi questo ci fermiamo su incredibile, questo perché, insomma, Pucci addirittura racconta che i ragazzi francesi furono uccisi nella tenda, invece sappiamo che il ragazzo voi lo sentiamo, ora lo sentiamo, in cui lui parla della tenda squarciata, esatto, dal sì, basso no, verso l'alto da sì, parte sì, di Vanni. Oltre a quello dice anche che anche l'uomo viene ucciso dentro invece cosa? Sappiamo invece benissimo viene io rimango basito. Veramente basito. E sono stati giudicati attendibili. Sentiamo, Pucci. Quindi lei l'ha constatato quella volta lì? Sì. Sì. E era sicuro che queste... cos'è che aveva constatato? Che erano state ammazzate due persone? Sicurissimo, sì. E come ha fatto? Come ho fatto? Bene. Ha visto morti lei? E se andò a vedere... Quindi lei ha visto i morti? Sì, se andava a vedere, appunto. No, la domanda è questa, se lei ha visto i morti? No, morti no, non li ho visti. Io vedi i Pacciani e i Vanni, e basta. Sì, questo l'ho capito, ma i morti non li ha visti.
Ha visto qualche persona colpita? No. Allora come ha fatto a sapere che lì c'erano state due morti? E si sentì, insomma, come si chiama, lamentarsi, capito? Ah, lei sentì lamentarsi chi? E le persone che c'erano dentro lì nella tenda? E nella tenda c'erano tutte e due le persone che si lamentavano? C'era la coppia dentro. La coppia dentro la tenda? Sì, dentro la tenda. È sicuro di questo, signor? Porca miseria, sono sicuro, sì. Sono sicuro, vai. Sono sicuro, vai. Sono attendibili, ritenuti attendibili in questi pochi secondi. È chiarissimo. Purtroppo... Le prove di condanna per il povero Vani si basano esclusivamente su questo. E riscontri di altri testimoni, che era la Ghiribelli, comunque un alcolista, dice delle cose, adesso eviterei di riferire, insomma. La prostituta che è l'altro testimone di tutta questa vicenda. Ma qui anche questo ci fu è il PG. Quadro. Sì, no, ma non perché lo dico io, insomma, ci fu il PG, la pubblica accusa, che chiese l'assoluzione di Vanni e la condanna per calunnia di Lotti, attenzione. Ecco. Quindi non, anche la giustizia si era mossa, insomma, su quel binario. Sì, anche binario. Sul discorso di Pacciani ci fu Piero Toni. Certo, che era, chiese l'assoluzione. L'assoluzione. Questo in assoluto. Per correttezza di informazione è bene dire anche queste cose, non solo quelle passate dalle televisioni in passato, eccetera eccetera. E certo, e non soltanto poi quelli che sono stati i passi falsi a livello giudiziario, ma anche chi poi si era ognuno accorto si molto fa bene. L'idea che vuole, chiaro, però chiaro, l'importante chiaro. È dare completezza nell'informazione. E c'è completezza in questo libro di cui parliamo stamattina con l'autore Paolo Cocchi, Mostro di Firenze, al di là di ogni ragionevole dubbio. E proprio di al di là di ogni ragionevole dubbio, questa formula, tra poco parliamo con un principe del foro, possiamo proprio chiamarlo così, Nino Filastò, tra poco. Eccoci di nuovo a parlare del Mostro di Firenze, non che sia la prima volta, ma stamani diciamo che è una volta importante. Abbiamo Paolo Cocchi qui presente, l'autore di Mostro di Firenze al di là di ogni ragionevole dubbio, e abbiamo, e lo ringrazio tanto per essere in diretta qui con noi su Lady Radio, Nino Filastò, Antonino Filastò, avvocato, scrittore italiano, noto soprattutto a livello di opinione pubblica per essere stato il difensore di Mario Vanni al maxi processo sui compagni di merende, appunto nell'ambito della vicenda del Mostro di Firenze. Avvocato, buongiorno, grazie. Buongiorno. Buongiorno, avvocato. Allora, lei sa che questo libro di Cocchi che è qui con noi si intitola proprio così, Al di là di ogni ragionevole dubbio, che è un principio importante alla base, insomma, giuridica italiana, ma ecco, su questa vicenda del mostro i dubbi rimangono e sono tanti. Direi, sì, a cominciare dall'identità della persona. A cominciare da Pacciani? Non credo che fosse lui il mostro. Ecco. Né i compagni di merende. Ora lei ricordiamolo, appunto, che è stato il difensore di Vanni, ma insomma la vicenda la conosce molto bene sotto ogni profilo. E quindi assolutamente. Ecco, ci ricordi quei momenti, soprattutto il suo lavoro contro questo castello accusatorio che era stato creato? Tutta una superfetazione di elementi inconsistenti. Abbiamo sentito poco fa alcune delle testimonianze inedite, tra l'altro, che ci ha portato proprio il nostro Cocchi. Abbiamo sentito alcune delle parole dette da Pucci, da Lotti, insomma. Proprio interrogato da lei, avvocato. Sì, tra l'altro. Possiamo dire che si tratta di personalità, dicevamo, borderline, sicuramente molto fragili, molto deboli. Lei si è fatto l'idea, come del resto anche Cocchi che parlava con me poco fa, che in qualche modo siano stati spinti da qualcuno, insomma, a dire quello che hanno detto? Sì, direi proprio di sì, che l'imbeccata c'era. Ecco, ma posso fare una domanda cattiva, avvocato? Ma imbeccati dalla procura o da terze persone? La prima. La prima che ha detto. No. Direi. Ecco. Ecco.
poche parole ma buone. Allora, avvocato, peraltro fra la vicenda di Pacciani e la vicenda dei compagni di merende si delineano due scenari completamente diversi, insomma, dalla figura di un unico serial killer con probabili appunto devianze di natura psichiatrica, sessuale, eccetera, si passa a un gruppo che uccideva, forse poi appunto l'inchiesta porterà anche a questo in una vicenda processuale appunto che si aggiunge in un secondo momento, per volontà di mandanti, quindi insomma si ribalta questa mi sembra l'ipotesi più improbabile, questa qui proprio... questa dei mandanti è proprio la costruzione delle costruzioni, avvocato, secondo lei è irrazionale come cosa, inesistente, no? Non esiste il caso di qualcuno che per estrinsecare una pulsione di carattere psicosessuale oltretutto omicidiaria, quindi fortissima, si affida a altre persone, diventa il mandante di altre persone, una cosa assurda. Avvocato, il mostro di Firenze, comunque sia, lo chiamiamo così per brevità, secondo lei non è stato mai toccato in realtà dalle indagini? No, non è stato mai toccato. No. Lei non se la sente di dirci adesso... Che pista andare a seguire? Non ho capito, scusa. Dico, lei oggi nel 2017 non se la sente di dirci chi secondo lei doveva essere, diciamo, seguito in maniera più precisa da parte degli inquirenti? Ma in maniera generica lo posso dire. Generica, si tratta di cercare di individuare uno psicotico forma grave che ha altre manifestazioni, evidentemente. Quindi cercare anche nell'ambito della devianza di carattere psichico. Tenendo fermo comunque questo punto, la pista sarda lei l'ha vista come una forzatura o comunque sia come una pista valida? Come una forzatura. Mm-hmm. Una forzatura irrazionale, non suffragata da nessun indizio serio. Beh, però la questione dell'arma? La questione dell'arma? Che senso la questione dell'arma? L'arma che comunque pare essere in un primo momento rimasta comunque nell'ambiente del primo omicidio del 68. Sì, allora... Com'è passata di mano allora? Non è passata di mano, è rimasta nei mani dell'omicida. Dice che... No, ho capito comunque... cosa dice. Dice che è stato proprio la stessa persona che è rimasta. E quindi lei sostiene che nel primo omicidio, quello appunto del 68, non fosse necessariamente uno del giro dei sardi l'omicida? Certamente non era il giro dei sardi, era il mostro di Firenze. Chiarissimo. Vabbè, questo l'abbiamo fatto per... Io la ringrazio. Che cosa sta facendo in questo periodo, avvocato? Ci racconti, vive Firenze, vive la sua famiglia, le sue... ci racconti un po' di lei, perché è da tanto che non sentiamo più parlare di Nino Filastò e vorremmo sapere come sta. In questo momento, per dire la verità, sono allettato, non sto tanto bene. E allora noi l'abbracciamo e le facciamo tanti tanti auguri per una pronta guarigione da parte di Lady Radio. Assolutamente. Grazie mille. Stia bene, a grazie presto. Avvocato, buon lavoro. Arrivederci.
Questo Nino sì. Filastò, grazie a Paolo, che dalla sua amicizia con l'avvocato, che ha permesso questo collegamento. È chiaro, no, quello che sì. ha detto, insomma. Sì, sì, è un'ipotesi. Nessuna pista sarda, ma un mostro che c'era sì. già allora, che non ha niente a che fare, la pistola evidentemente. È anche l'ipotesi del professor Bruno, no? Che poi vediamo se riusciamo a contattare, anche lui sì. è stato coinvolto nelle indagini. È molto interessante quella anche di Francesco Bruno come ipotesi. Io lo dico, non sono d'accordo su, diciamo... E già che ci sei, dici la tua. Sì, quella perché che... Perché tante persone... Ce la chiedono i nostri ascoltatori. Ma Paolo Cocchi, che ha seguito tutto e che ha fatto questo libro, che cosa che idea è arrivata si è fatto? A concludere? Chi c'era dietro a questo caso, ci chiede un ascoltatore. Pacciani non di sicuro. L'arma, secondo me, non è stata mai ritrovata volutamente, ci scrive un altro ascoltatore. Allora. Ale. Allora, io diciamo non sono d'accordo, pur lo conoscevo, il Mario Spezzi, però certo, non sono d'accordo su quella sua ipotesi, rispettabilissima, per carità. Ricordiamo che appunto quindi non Mario, col, Spezzi, insomma, Mario Spezzi, non con la pista sarda, diciamo. Ecco. La mia opinione secondo Spezzi, insomma, c'era un addirittura aveva parlato del figlio famoso Carlo. Sì, famoso Carlo fra virgolette. Figlio di Salvatore Vinci. Il quale avrebbe avuto problemi psichiatrici di varia natura, repressioni a livello emotivo, insomma, che lo avrebbero spinto con l'arma rimasta in famiglia, diciamo. Esatto. No, io sono per un soggetto a commettere esterno. Gli altri omicidi. No, sono per un soggetto esterno, e prima evidenziavo il fatto di Vinci perché innanzitutto non è stato poi verificato completamente Salvatore, e poi perché appunto Salvatore coabitava con la prima vittima, la Locci, Barbara Locci, quindi potrebbe essere interessante Torniamo proprio a Salvatore, dove è stato, dove l'hai ritrovato, chi ti ha dato, no, vicino, chi ti ha dato non lo può, non si può dire, ma insomma è vicino stato un caso Saragozza, un paesino stato... vicino a Saragozza. Ok, ecco, quindi un viaggio vivo dei riscontri anagrafici e anche testimoniali da parte dei parenti. Però io sentirei anche Bruno. Tra poco sentiamo anche il famoso criminologo che parlò anche a Porta del caso del mostro. Sui mandanti, che idea? No, assolutamente no, sono stati. Il farmacista è stato assolto, il fatto non sussiste. Calamandrei quindi... è stato esatto. proprio messo nel mezzo, quindi... in una maniera. No, ma al di là di Calamandrei, proprio i mandanti, il fatto non sussiste. De Luca, che era il giudice del processo 2008, mi sembra. Nel 2008 c'è la soluzione di Calamandrei, sì, mi sembra. Spiega proprio, nelle motivazioni spiega proprio che... Cioè, ricordiamo che tra l'altro il farmacista di San Casciano Calamandrei di cui parliamo viene assolto dal GUP durante il rito abbreviato, quindi, e non c'è neanche non c'è neanche appello della procura da parte dei PM. È molto indicativo. Tutto ci scrive era nato poi questo, se mi permetti, l'ultima cosa è che va a cozzare con le condanne precedenti a Vanni e Lotti. Perché? Perché Lotti parla dei mandanti e poi dopo le sentenze successive dicono i mandanti non ci sono. Quindi noi abbiamo una situazione di questo tipo. Sì. La soluzione di Pacciani, vabbè, che poi sarebbe stata probabilmente assoluzione anche secondo la Cassazione, perché abbiamo capito che la Cassazione ha fatto fare un secondo appello, che poi non si è svolto perché è morto Pacciani prima, per un vizio di forma. Quindi mettiamo il quadro, molto probabile che sarebbe stato assolto Pacciani. Assolto Pacciani va a cozzare la soluzione di Pacciani con la condanna dei compagni di merende, che sarebbero appunto, ricordiamolo, Vanni e Lotti insieme in concorso. Quindi questo già cozza. Calamandrei, la soluzione del mandante presunto che cozza contro la condanna dei compagni di merende, tutto cozza con tutto. Ti parto ancora da prima io. Allora, il 68 colpevole Stefano Mele, assolutamente inverosimile, comunque colpevole Stefano Mele. Qui abbiamo 3 duplici omicidi, 2, 4, 6 persone ancora senza un colpevole. Esatto. 74, 81, 81. Perché secondo quelle che sono, ha detto giustamente, questo va assolutamente sottolineato. È addormentato dopo l'assoluzione del processo di Perugia dal 2010, questo caso giuridicamente è addormentato dal 2010. Dopo l'assoluzione di Calamandrei? Di Calamandrei e poi il caso Narducci, che certo, era collegato. Certo. Ecco.
il caso Narducci, la morte del medico perugino ritrovato nel lago Trasimeno, un 10 secondi prima della pubblicità, però su Narducci me li devi dire. Sì, anche sì. Perché Mario Spezzi, insomma, appunto, non abbiamo accennato prima, ci ha rimesso un po' le penne in quel frangente. Però io volevo solamente evidenziare le varie contraddizioni, quindi è addormentato dall'epoca e i media continuano a farlo passare per caso risolto. Questo è un cold case, non c'è niente da fare. Torniamo tra poco. Rieccoci per gli ultimi minuti insieme. Purtroppo sono tanti gli argomenti da toccare per questa giornata in cui torniamo a parlare del mostro di Firenze, grazie anche al nostro amico Paolo Cocchi col suo libro Al di là di ogni ragionevole dubbio, la vicenda del mostro di Firenze. Sentiamola anche dalle parole di uno dei più importanti criminologi italiani, professore associato di psicopatologia forense all'Università di Roma, La Sapienza, Francesco Bruno. Buongiorno, grazie di essere con noi, professore. Buongiorno, professore. La vicenda del mostro, immagino e ricordo anche tante sue apparizioni televisive, perché i media sono stati molto presenti durante tutta questa vicenda, insomma, che si è protratta per quasi 20 anni. Lei fu coinvolto in vari momenti, no? Fu ascoltato anche durante il processo a Pacciani. Innanzitutto partiamo da una breve domanda, purtroppo per brevità devo essere molto concisa, e quindi anche a lei, per sentirla su tanti argomenti, chiedo la stessa cosa, professore. La vicenda del mostro oggi, un cold case, dicevamo poco fa, ancora ad essere riaperto, e ci sono tante risposte che devono essere date? Beh, diciamo che la figura del mostro di Firenze è ormai una figura storica che non ha assolutamente nulla da invidiare a Jack lo Squartatore, quindi Firenze ha il primato di trovarsi in questa vicenda nera che non è stata minimamente lumeggiata dalle investigazioni che ci sono state per 50 anni che non hanno prodotto praticamente nulla. Nulla. Praticamente, professore, il mostro non è mai stato toccato dalle indagini, lei dice. Non è mai stato toccato, e non che le indagini forse non siano finite vicino al mostro. Sì. Però sicuramente il mostro non è stato minimamente, non dico individuato, ma neanche immaginato. E questo ha fatto sì che naturalmente si dipanasse una lunga vicenda che purtroppo, come in Italia succede, ha portato degli innocenti alla sbarra, al carcere, e praticamente ha fatto morire in carcere tutto un intero gruppo di onesti lavoratori, in cui l'unico problema era che bevevano un po' di vino in più rispetto ai carcere. Allora, professore, la vicenda, quella del 7-8 settembre dell'85, cioè un giorno che in realtà fa cambiare tutto uno scenario. Stiamo parlando dell'omicidio dei due francesi, l'ultimo, a quanto pare, del mostro. Che cosa ne pensa lei di questo cambiamento di rotta, cioè questo cambiamento di data che fa smontare tutta un'ipotesi accusatoria? Allora, io ho letto con molta attenzione il libro di Gogghi, che è un libro, tra tutti quelli numerosissimi che esistono sul mostro di Firenze, l'unico libro fatto come si dovrebbe fare una indagine giudiziaria, come qualunque scolaro del terzo elementare sa, immagina che dovrebbe essere fatta un'indagine giudiziaria, quindi con una conoscenza degli atti, con un preciso rapporto cronologico e con uno spirito critico che fa porre al soggetto sempre la domanda se ho sbagliato o se ho ragione. Certo. Allora, che cosa succede? Succede che praticamente Cocchi arriva a dei risultati a cui si era già arrivati durante il processo, e che sono stati ritenuti, cioè, su cui non si è voluto dare nessuna attenzione, perché purtroppo il processo a Pacciani, il processo ai compagni di merenda, era ormai scritto e quindi doveva svolgersi
Pasciani venne assolto nel processo d'appello, e non a caso il presidente di quel processo fece un libro, il procuratore generale, che pure aveva chiesto l'assoluzione, non avendo altro da fare, perché i dati che aveva preso erano contro l'ipotesi fantasiosa che era nata nella testa, purtroppo, di quelli che contavano. Di cui ecco, raccontavano degli ecco professore, ecco, faccio una domanda. Mi scusi, ma lei pensa che oggi un poliziotto, se decidesse di concentrarsi e riprendere quei fascicoli dagli archivi della Procura di Firenze, ecco, una soluzione potrebbe trovarla sul caso del mostro di Firenze? Se fosse un poliziotto, come Coghi ha dimostrato che si può fare, esatto, se fosse un poliziotto con la mente aperta, cioè che parte da zero, il buon gusto di partire da zero, di non dare per scontato nulla di ciò che è avvenuto in passato, io credo che ancora qualche risultato si potrebbe avere. Siamo ancora in tempo massimo, diciamo. Siamo negli ultimi tempi, perché sì, purtroppo sì, il tempo passa, quindi siamo... Anche per trovare testimoni. Tutto, certo, tutto. Siamo ancora vivo da qualunque parte. In ogni caso, io sono convinto che qualcosa si possa fare, a partire però da zero. Certo che da dove vuol partire Canessa non può andare da nessuna parte. Da dove vuol partire Canessa non può andare da nessuna parte. Esatto, è molto chiaro il professore. Senza quindi concentrarsi troppo su Pietro Pasciani, quindi. No, senza proprio più concentrarsi su di lui. Pasciani era innocente, non dovrebbe più minimamente entrare in queste indagini, non c'entra nulla. Io è stato presentato questo Pasciani come se fosse un mostro, il peggiore degli uomini. Non è vero, era un uomo generoso ed era un uomo che anche rispettando quello che era il suo ambiente in cui era cresciuto, si era evoluto, ecco, diciamo. Però non lei possiamo che, prescindere lei dalla stato... violenza sulle figlie, professore, beh, insomma, Pasciani, la sua vita. Anche, è tutto falso, tutto falso costruito dalla polizia contro Pasciani. Beh, professore, il primo omicidio, però almeno il primo omicidio, quello per cui è andato in galera per 17 anni. Sì, non c'entra niente con questo, è chiaro, però insomma quello c'è stato. Per concludere, professore... Il mostro è stato un serial killer che ha agito come tutti i serial killer, e le vittime erano vittime casuali o vittime comunque in qualche modo conosciute dall'autore, ma conosciute così per caso, la vista, ecco tutto qua. E poi lei ha detto, professore, il mostro non era un uomo che aveva rapporti sessuali con le donne, mentre Pasciani li aveva come? Questo poi... Su questo non c'è dubbio, Pasciani non avrebbe mai ucciso una donna, una bella donna, quando andò un'attricetta per farsi un po' di pubblicità, lui era contento come non mai, perché questa si era offerta di aiutarlo. Questo era l'uomo. Professore, grazie, stia bene, un abbraccio. Grazie, da Firenze, dalle Viraglie. Buon lavoro. Paolo, a parte le valutazioni su Pasciani è morto di morte naturale, secondo te? Assolutamente sì, lo testimonia il medico legale Marello, che ha effettuato l'autopsia. Su questo tema D612 ci scrive: Pasciani non era il mostro di Firenze, ma forse sapeva chi era, per questo è stato ucciso prima del secondo processo in cui potrebbe, ma anche questo non ti trova d'accordo, perché non ci vedi nessun tipo di ipotesi, ma la perizia medico legale del professor Marello dice morte naturale. Però questa è anche la fotografia di come le persone siano appassionate a questo argomento. Ma certo, e di come tanti ci vedono dietrologie su dietrologie, magari. Io per questo ho evitato di esprimere noi autori giudizi personali o ipotesi, e proprio per questo motivo qui, certo, limitandoci solo all'esposizione dei fatti, ai fatti, con i documenti. Però una tua idea te la sei fatta sicuramente, quindi ti chiedo anche: questi compagni di merende, questi poveri di spirito che abbiamo visto in questo percorso, comunque erano persone che avevano visto qualcosa, secondo te, che sapevano e non dicevano? Teoria tutto potrebbe essere, nel senso che quello che è certo è che quello che è stato portato ai processi non sono prove al di là di ogni ragionevole dubbio, e questo è un principio indispensabile giuridico che per una condanna, specialmente all'ergastolo. Eh beh,
Poi il coinvolgimento si può ipotizzare per quello che riguarda il Pacciani. Sicuramente non era un personaggio fantastico dal punto di vista come persona, anzi era estremamente stato pessimo, insomma, come, come personaggio, però non per questo cioè, la prova che non è Pacciani non ce l'abbiamo, ecco signori, questo è il discorso, però non abbiamo nemmeno la prova che lo sia, ecco, questo è il discorso, questo è il punto. E quindi questo al di là di ogni ragionevole dubbio, c'è un WhatsApp vocale, 20 secondi, abbiamo pochissimo tempo, sentiamo. Voi state dicendo che il vero colpevole non è mai stato toccato, e quindi mi viene da dire chi era allora che poteva essere il farmacista di San Casciani, il vero mostro? No, no, non allora, poteva essere. Semmai era cosa del mandante, il processo è stato per il mandante, ma non è stato ovviamente lui. Io stavo dicendo che non c'è la prova di questi che hanno condannato, e che soprattutto ci sono tre duplici omicidi senza colpevole. Chissà che se tra qualche anno magari una serie TV si occupa del caso del mostro di Firenze. Come avete capito, soluzione. Il caso del mostro di Firenze per buona parte ad ancora essere scritto, questo possiamo dirlo. Cioè, assolutamente. Io non so come ringraziarti Paolo Cochi per essere stato con grazie noi, grazie davvero di questa puntata importantissima per caso, vi ricordo il libro di Paolo al di là di ogni ragionevole dubbio, il mostro di Firenze al di là di ogni ragionevole dubbio, con Francesco Cappelletti, Michele Bruno, la prefazione della di Roberta Bruzzone. Che idea si è fatta Roberta Bruzzone, che ogni tanto interviene? Lei è anche lei, ma ogni criminologo lo dice, che comunque non può essere un'opera di più persone, e né tantomeno quelle. Un mostro, quindi il mostro regge la parola il mostro, perché è stato uno. Io non ho mai parlato con un criminologo che avalli questa tesi. Grazie Paolo.